Hai bisogno di crediti? Passa da fifaeasy.com, codice coupon malati15 e in questo modo avrai l'8% di sconto. Ciao a tutti ragazzi, sono Ricky per Noi Malati di Foot e siamo qui oggi con la player review di Luisito Suarez 96 di overall. Non dico if, sif, motm e via dicendo perché ormai non si capisce più niente. È talmente forte questo giocatore che ha ricevuto una miriade di versioni. Allora, parliamo un po' della velocità. 88 sulla carta con 94 di accelerazione e 83 di velocità massima. Allora, l'accelerazione è assolutamente un pro, perché il primo passo è veramente devastante, veramente salta chiunque. Cioè, la velocità massima non mi ha entusiasmato più di tanto. A volte era buona, a volte no. Diciamo che erano più le volte che non era tanto buona che buona. Quindi l'ho messa tra i contro, però ho specificato a volte perché dava un po' di problemini da questo punto di vista. Il dribbling è assolutamente anche qui un pro, anche se non l'ho inserito, a 95 sulla carta con 92 di agilità, e rispetto alle precedenti versioni si sente veramente parecchio questo super upgrade. 98 di controllo palla, che ne parliamo a fare, 97 di dribbling puro con 4 stelle skill, quindi potete saltare praticamente chiunque. Non è macchinoso, io ho provato a fondo, a lungo, la versione NIF da 90 di overall. E diciamo era leggermente macchinosa, un po' così. Quando arrivi a queste versioni, i giocatori diventano veramente agilissimi. Poi parliamo del fisico, 91 sulla carta, e qui ci sono valori assolutamente ottimi. Uno dei pro è la stamina, 99, praticamente non si stanca mai questo giocatore. Poi ha un 87 di forza fisica che si sente, diciamo che come confronto con un Lewandowski magari, Lewandowski nell'ultima versione in form, diciamo ho preferito leggermente di più Lewandowski, non perché non sia buona la forza fisica di Suarez, ma leggermente migliore quella di Lewandowski, per farvi un confronto, magari l'avete provato tutti e due. Poi i passaggi, 91 sulla carta, e mi sono piaciuto un casino in questa versione, proprio tantissimo, forse perché ha 96 di visione che fa sì che faccia dei passaggi favolosi. Non lo so, però ha 94 di corti precisissimi, ma anche i lunghi, 73, magari un valore bugiardo perché sono veramente ottimi. Ha 99 di effetto, mamma mia, è qualcosa di assurdo. Non di effetto, di cross. Vabbè, mi sono imbrogliato comunque. 88 di cross, il valore curve intendevo di 99. E poi ha un bel colpo di testa, che però qui bisogna parlare del tiro. 95, valore veramente buono, vabbè, anche le precedenti versioni, ma anche la versione NIF da 90 di overall è ottima da questo punto di vista. Però diciamo che la finalizzazione è un po' a sé, perché se hai un po' di momentum o trovi portieri fenomeni, io vi posso assicurare che ho trovato almeno 2-3 volte Neuer Totti, non so per quale motivo, ma vabbè. Diciamo che faceva 7 su 10, però una finalizzazione veramente alta. 95 di potenza tiro e 91 di long shot, mamma mia, che tiri da fuori che vi fa. Work rate perfetto, alto medio, 4 stelle piede debole, anche qui diciamo un pro anche se non l'ho scritto. È un giocatore formidabile, ha 96 di punizione ragazzi, vi tira delle punizioni favolose. Che dire, è tutto un pro questo giocatore, ma ogni volta che andiamo a recensire una versione è così, perché è devastante come giocatore, ve lo posso assicurare. Qui avete appena visto una punizione fenomenale, magari l'effetto anche lo aiuta, ma anche la potenza tiro, cioè questo giocatore in area sbaglia raramente, ha un senso del gol favoloso. Se avete un top team è inutile che ve lo dico, prendetelo a tutti i costi. Dipende anche un po' dal vostro stile di gioco. Io per esempio quest'anno mi trovo meglio con giocatori più agili, tipo Agüero. Preferisco per esempio io Messi a Ronaldo, ovviamente anche Ronaldo è fortissimo, però preferisco lui. Diciamo dipende dal vostro stile di gioco, però nel complesso Luisito Suarez è un giocatore incredibile.
cioè vi cambia le partite. Diciamo che con lui parti, guardate qui che tiro di sinistro favoloso, parti quasi con un gol di vantaggio, a meno che non trovi le leggende Maldini, Desailly in difesa, che per me sono le più forti, allora lì magari è un pochettino più difficile, ma nel complesso è un giocatore veramente, veramente incredibile. Niente ragazzi, la review sta per finire, adesso vedete elencati i pro e contro, gli ho dato un 9,5 perché il 10 posso darglielo solo a Tots praticamente, spero. E niente, la review finisce qui, spero vi sia piaciuta, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace e niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi! We'll be right back.